La parola di oggi è tratta dal libro del profeta Geremia, al capitolo 7, al versetto 28, ci dice: Allora dirai loro, questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio, né accetta la correzione. È Dio che sta parlando al profeta, Geremia, e il profeta deve riferire al popolo di Israele questa correzione di Dio, questo rimprovero. E questa parola può dire però qualcosa, anche a noi oggi e ci dice in particolare che non esiste soltanto un peccato, mio, singolo, personale, ma esiste anche un peccato di tipo, sociale, di tipo comunitario. Cioè non soltanto io posso non compiere la volontà di Dio, ma anche tutto un gruppo, tutta una società, no? Può, non compiere la volontà di Dio e quindi fare ciò che è male. A discapito di tante persone, di tanta gente. Se allarghiamo lo sguardo, questo può accadere in un paese, può accadere in una nazione, può accadere, che so, nell'Europa e anche in tutto il mondo, perché effettivamente ci sono tante conseguenze, no, di peccati sociali. Pensiamo, che so, agli sfruttamenti, alle guerre, alla povertà, ecco, alle schiavitù. Quindi questi sono tutte conseguenze di scelte, quindi di peccati comunitari, di peccati sociali sbagliati, no? Quindi, cioè che non seguono la volontà di Dio e che vanno a fare il male non soltanto dei singoli individui, ma proprio di ampi gruppi sociali. Allora, ecco, come cristiani, a livello singolo, personale, quello che dobbiamo fare è quello di non peccare di omissione. No? Cioè non disinteressarci, ma invece intervenire in qualche modo, no? Come possiamo, cercando di favorire dei comportamenti che possano, ecco, delle regole, delle norme che possano essere per il bene comune, cercando di seguire invece la volontà di Dio, anche delle leggi, no? Ecco, cercare di far sentire quindi la nostra voce, di intervenire in qualche modo perché la volontà di Dio si compia per il bene di ognuno e per il bene di tanti.